Delle fatiche, come tutte le fatiche, delle problematiche, come può succedere nel corso di ogni campionato, ma sono state superate in modo soddisfacente, più che soddisfacente. Passerei la parola al nostro Marco Scandini, in quanto vorrei dirgli, fargli una domanda di quello che è un pensiero presente della situazione attuale e quello che è un pensiero futuro. Quindi a te la parola. Grazie Marco. Hai fatto un bel succo della situazione, della stagione. Come ogni sport si presentano delle difficoltà e il nostro non è uno sport individuale come può sembrare, ma c'è un lavoro di squadra dietro. Quindi la buona squadra che siamo, ci siamo comportati bene nel superare queste difficoltà e aver portato a casa degli ottimi risultati. Cristian ci mette sempre tanto del suo, io da quest'altra parte del fronte cerco di mettere il mio e soprattutto negli ultimi weekend, negli ultimi chilometri fatti abbiamo preso ciò che ci aspettava, tutto là. Quindi qua cercheremo di confermarci, Cristian ha già iniziato col piede buono, quindi nulla. Attendiamo la domenica per tirare la sua. Per il futuro, qualche pensiero per il futuro, qualche parola per il futuro? Ma l'ambizione sempre di fare bene, di magari di esordire in campionati maggiori. I progetti ce ne sono tanti e si stanno concretizzando. Non è ancora il momento delle conferme, però abbiamo messo in piedi già i presupposti per fare una buona. Passando a Cristian. Ciao ragazzi, è un weekend, siamo quasi alla fine del campionato, mancano due weekend, questo e il prossimo, cerchiamo di mettersela a punta, ci impegniamo come sempre e io questo devo ringraziare veramente di cuore questo team perché mi ha tolto veramente tante soddisfazioni, poi lavorano sempre con grande impegno, grande professionalità, io ormai con loro sono da 3 anni che collaboro con loro e posso dire solo grazie a Marco per l'impegno e la costanza che mette. Io ho tantissimi anni che faccio questo sport ma non ho mai trovato, lo dico con sincerità, non ho mai trovato un team che lavori con passione e determinazione e con grande professionalità come fa Marco. Questo lo devo dire perché è giusto dare gli elogi a un team quando lo meritano, che lavorano anche con grande passione, non solo che lavorano con grande passione è già una grande bella cosa. E per il futuro? Niente, l'anno prossimo mi riconfermo, sempre se Marco le fa piacere, mi riconfermo con lui, con questo team fantastico e vediamo le cose da farci. Io con loro mi trovo molto bene, non voglio essere ripetitivo, ma quando si trova bene con delle squadre io continuo a mantenere il mio obiettivo, la mia passione, umile, tranquilla di fare bene. Bene, bene. Concludendo, vorrei chiudere generalizzando un po' quello che è il sistema, forse, partendo dalla federazione, partendo dall'organizzazione in generale. Ci sono stati questi 2 anni un po' particolari per via del lockdown, per via del Covid. Cosa si è sofferto? E quando
poteva, quanto ha fatto, non poteva fare oppure non poteva fare l'organizzazione? Ma sicuramente ha regnato un po' di disorganizzazione, non a livello sportivo, ma a livello di vita vera e propria. Una cosa così grande ha spiazzato un po' lo status per sé, gli enti, e quindi è stato abbastanza difficile sapersi organizzare, ognuno nel proprio campo, lavorativo, familiare, di vita personale, e automaticamente questo si è ripercorso anche sullo sport, no? Quindi il fatto di non poter programmare, organizzare determinate cose è dovuto abbastanza difficile. Sono sicuro che adesso magari che le cose si sistemano un po' meglio, sarà un po' più semplice cercare fondi, coinvolgere sponsor e creare un lavoro un po' più pianificato su tutti quanti. E come federazioni? Ma la federazione alla fine dei conti fa quello che può. Che è quello che può. Un po' come tutti, diciamo, cerchiamo di tirare un po' da una parte. Anche loro hanno delle regole da seguire, delle cose da fare, quindi non è facile mettere d'accordo. Bene. A questo punto direi che abbiamo concluso. Speriamo sempre a tutta la nostra volontà e al massimo. Bene, al prossimo video. Arrivederci. Ciao.